Ciao a tutte, ho cambiato location e oggi mi trovo in camera da letto che devo ancora finire di sistemare, tra l'altro, perché c'è Claudio che gironzola per casa che non è andata al nido. E oggi volevo registrare il video sulla preparazione della valigia per la bimba. La mia la devo ancora fare, quella della bimba l'ho preparata e devo solo praticamente chiuderla. Quindi vi volevo fare vedere un po' cosa ho deciso di portare e anzi sentire anche un po' i vostri consigli. E se avete dei suggerimenti da darmi, perché io ho messo l'indispensabile, tra l'altro da Prenatal qui a Bari, ma penso in tutta Italia, danno anche la lista di cose da portare per ogni tipo, cioè per ogni ospedale. Quindi io partorirò al policlinico qui a Bari e c'è l'elenco praticamente di cosa portare. Tutte le briciole. E togli. C'è l'elenco di cose da portare per la mamma e per il neonato, cosa consiglia praticamente il reparto. Quindi io ho seguito questa lista e poi ho inserito quello che ho ritenuto più opportuno. Allora, partiamo dal sacchettino che consegnerò durante il parto, lì all'ostetrica. Ho usato per chiudere questo di Ikea, questi sacchettini usa e getta di Ikea che ho trovato comodi anche la prima volta, e ho inserito dentro allora un pannolino, ovviamente, poi la camicetta della fortuna, quella in seta che si mette giusto per così da conservare poi dopo. Poi ho messo un body. Là dice manica corta, io le ho presi solo a manica lunga, considerando che comunque partorirò in un mese, cioè in inverno. Quindi ho messo il body a manica lunga. E poi ho messo una tutina intera, questa qui che ho preso da Prenatal, ed è 0-1 mesi. Ne ho prese pochissime 0-1 mesi, perché comunque anche di Claudio le ho usate veramente poco, perché poi sono passata alla versione 1-3. Quindi ho preso una tutina, due calzettine, cioè un paio di calze. Quindi questo è quello che ho inserito nel sacco che consegnerò proprio durante il momento del parto. Poi passiamo alle altre cose che invece ho messo in queste sacche, sempre di Ikea, e ho inserito per gli altri giorni di degenza. Allora, vi faccio vedere, così vi faccio vedere anche un po' cosa ho comprato, perché ovviamente non avevo nulla da femminuccia. E allora, ho preso questa tutina, sempre della Prenatal, 1-3 mesi. Quindi ho messo una tutina, un'altra tutina, così, sempre della Prenatal. Premesso che io non amo molto il rosa, ho cercato di trovare qualcosa, ecco, che non fosse proprio completamente rosa confetto. Quindi questa ad esempio è marroncina e rosa, molto carina, sempre della Prenatal, sempre 1-3 mesi, che ovviamente non posso dirvi i prezzi perché ho lavato tutto, quindi ho tolto tutte le etichette. Poi ho messo questa ghettina in velluto, così, con sopra il suo giacchettino, maglioncino. Questo è sempre tutto Prenatal. E poi quest'altra tutina rosa e bianca di Jacques Cadet, invece, che è anche molto carina. Quindi questi sono diciamo le tutine che ho deciso di portare. Dall'altro lato ho inserito invece un giacchettino per quando poi usciremo, che è questo, molto carino, con le orecchie così. Sempre Prenatal, giacchettino. E poi ho messo qualche bavaglino, così giusto perché avevo di Claudio, quindi glieli ho messi. Poi due paia di calzini, sempre Prenatal, anche se secondo me sono piccolissimi, vabbè. Un cappellino per l'ospedale, questo qui, sempre Jacadi, carino con i cuoricini rosa. Altre due camicette da mettere in cotone, da mettere sotto
il body, e poi altri body, vabbè ora non ve li apro, altri body che ho preso sempre da Prenatal, ne ho messi tre praticamente, quindi ho messo tre body, due camicette, qualche bavaglino, ecco le manopoline, mi sono dimenticata da qualche parte perché avevo preso anche le manopoline, boh, non so dove le ho messe, e quindi questo giacchettino e tre, quattro tutine praticamente, penso che bastino, che dite? Penso di sì. Di Claudio l'altra volta sono rimasta in ospedale praticamente 5 giorni, 4 giorni e mezzo, perché mi hanno ricoverato il giorno prima e poi non sono uscita la domenica, hanno preferito farmi uscire lunedì e quindi sono rimasta praticamente, sì, 5 giorni. E quindi c'era mia sorella e mia madre che facevano avanti e indietro per portarmi anche altri cambi. Io ora in casa ho predisposto tutto, quindi questo se non dovessero bastare, sanno dove andare a prendere le altre cose. Ok, poi andiamo avanti. Sacco beauty, sempre di questi di Ikea, questa volta però con un solo scompartimento. E ho messo, allora ho messo le compresse sterili per l'igiene dell'ombelico. Queste le ho pagate 9,95 euro sempre dalla Prenatal e sono praticamente le compressine che si mettono attorno all'ombelico per igienizzarlo, cioè per proteggerlo, perché comunque all'inizio bisognerà fare la pulizia dell'ombelico. Le retine, sempre per proteggere questa garzina ombelicale, queste le ho pagate 7,95 euro, sono 3 retinette ombelicale, sempre Prenatal. Poi queste qui, che di Claudio non le ho portate l'altra volta, veramente, e sono, ne ho messe due, garze di cotone, un po' multiuso, che servono per stendere il bimbo mentre fate appunto la pulizia quotidiana o per proteggervi mentre allattate, non ho ben capito ancora. Vabbè, comunque le ho prese perché sono nelle cose consigliate dal policlinico. I dischetti di cotone 100%, queste le ho prese per la pulizia del viso, del sederino. Poi ho portato una bustina di salviettine dell'Aveno, che sono le più naturali, ecco, neutre, e sempre per sederino, viso, corpo. Poi ho messo il gel igienizzante mani per me. Della mustela ho messo il fluido senza risciacquo, praticamente latte e detergente senza risciacquo, l'olio idratante per il massaggio, lì c'era scritto, vabbè, consigliato olio emoliente, vabbè, penso sia la stessa cosa, quindi ho preso questo. E poi in ultimo questa crema, che praticamente è della Triderm Baby, della Bionique, la linea Triderm Baby, ed è una crema protezione attiva allo zinco per appunto gli arrostamenti da pannolino. Quindi questo è per quanto riguarda il discorso beauty. Le manopoline quindi non le ho messe, mi devo ricordare. Poi, aiuto, un pacco di pannolini sempre consigliati. Io ho preso la numero 1 2,5 kg degli Huggies, la linea newborn, che ho già usato per Claudio quando è nato, che indicano la pipì dove non si sa, vabbè, buoni, sono 31, ce ne sono 31 all'interno, porto tutto il pacco. Poi questo portaciuccio con all'interno il ciuccio già sterilizzato, vabbè, quindi non ve lo apro, un ciuccio in silicone, vabbè, quello sempre della Prenatal base, quello scuro, ne ho messo uno. E poi, vabbè, per precauzione anche un biberon dell'Avent, io ho già il tiralatte dell'Avent, quindi prenderò tutta la linea dei, dei biberon, anzi in realtà userò quelli di Claudio. Praticamente ho buttato solo le tettarelle, si chiamano così,
quelle le ho buttate e le comprerò nuove, però ho pensato che comunque il contenitore e il barattolino posso conservarlo, non penso ci siano problemi. Quindi questo è tutto quello... Ah, no, che cosa dico? Non ho finito. Ho preso anche per il lettino, ho preso anche un coprimaterassino, una copertina che ha ricamato mia mamma, questa qui, e poi un lenzuolino, scusate, una copertina che invece ha fatto mia nonna per Claudio e quindi la utilizzerò anche per Carlotta, questa qui, e poi un telo di spugna, questo in realtà è di Claudio, un topolino, però sinceramente come non penso serva, cioè non so che serve, però lì c'è scritto, io lo porto. Quindi questo è tutto quello che ho pensato di mettere nella valigia bambina. Se avete altri suggerimenti, consigli da darmi, mi devo ricordare le manopoline, datemeli, così io inserisco, perché oggi penso di chiudere questa valigia e di preparare la mia, che poi vi farò vedere. Ciao a tutte, ci vediamo al prossimo video. Ciao!